Gru in movimento questa mattina in via Carlo Botta a Fano per la rimozione dell'abete che andrà ad abbellire le prossime festività di Natale il centro storico, più esattamente piazza 20 Settembre. La pianta, alta 14 metri, sarà la protagonista domenica prossima, 26 novembre, dell'accensione del Natale più di Fano, edizione 2023, con uno spettacolo emozionante di musiche, luci ed effetti speciali. Intanto, in città, fervono gli ultimi preparativi e allestimenti. Esatto, oggi ufficialmente partiamo con i lavori. Verranno consegnati gli alberelli che allestiranno il pincio e arriveranno le casette. E cercheremo di essere pronti ovviamente per il 25 con l'apertura del villaggio di Natale al Pincio e del meraviglioso mercatino di Natale di Fano. Siamo a Rosciano di Fano, la famiglia Mariotti di Rosciano ha donato questo meraviglioso albero che iniziava a dare problemi all'abitazione e sono iniziati, come vedete alle mie spalle, i lavori per portarlo in sicurezza in piazza, dove verrà installato e verrà addobbato e preparato per l'inaugurazione di domenica 26 alle ore 18 con tantissimi spettacoli e, che dire, vi aspettiamo tutti in piazza. Ci siamo, come vedete alle mie spalle l'albero è pronto per partire per piazza 20 Settembre, dove verrà installato nella giornata di oggi. E colgo l'occasione per ringraziare la ditta Sorcinelli che permette ogni anno di fare i lavori in sicurezza, Tecnotric e il nostro Luca Amadori che ci supporta e ci aiuta sempre per il bellissimo albero della nostra piazza.